si dice, gli agguati. Noi eravamo venuti qui per fare un'intervista e poi abbiamo detto, ma vediamo un po' di gente, e ci siamo accorti che in realtà allo stand della Dia Design non c'erano i fratelli Porrello ad attendere i clienti, no, no, abbiamo sentito l'odore della mortadella tartufata e richiamati, siamo volati con il naso da quest'altra parte. E chi abbiamo trovato? Abbiamo trovato Felice Milani, Evelina Milani, Fabrizio Trapletti, Massimo Trapletti, Dino Porrello, erano praticamente tutti affondati nella mortadella tartufata di Felice. Sempre il grande Milani, che si presenta sempre mai a mani vuote. E beh, ma guarda, con la mortadella tartufata non puoi dire di no. Però abbiamo migliorato quest'anno, ci siamo permessi di portare anche del pata negra. Ecco, allora, tu conserva un pizzico per me, un pizzico per me, Fabrizio, Massimo, insomma, ma per voi questo appuntamento qui è un fuori orario? È un fuori orario eccezionale, tutti gli anni e tutte le volte è una cosa particolare. Questa volta però l'abbiamo fatto in uno stand diverso. Di solito andiamo da Milani perché è un rito e dobbiamo rispettarlo. Ma infatti è il rito che gli avevo detto, ci vediamo oggi pomeriggio alle 5. Esatto, ma solo che lui è arrivato passando di qua e ha detto, ma quest'anno il rito non c'è più. E ha mandato giustamente Evelina, sua figlia, a prendere il pata negra e la mortadella per finire in bellezza la fiera. Una gaffa avevi fatto, cioè eri arrivato qua a mani vuote, scusa, allora quello che ho detto prima non è che sono arrivato a mani vuote, è venuto in avanti scoperta, non erano convinti di mangiare questa delizia e allora ho dovuto un po' quello che era il più restio era il buon Fabrizio, però quando è arrivato Evelina ha detto metti quei piatti. È vero, ha messo metti i piatti. Guarda, io non posso che crederti, perché rispetto a queste delizie, queste piccole tentazioni gastronomiche che insomma ci fanno mettere qualche chilo in più, che tu giustamente al momento propizio metti sul tavolo, uno non può dire di no. E allora intanto io ti dico, ci vediamo tra poco al tuo stand per mantenere la tradizione, mortadella tartufata, piccola intervista. Però ha una condizione, che porti anche la tua signora, la dolce, la devi portare, perché sennò non ti ricevo. Va benissimo, d'accordo, sarà fatto. Io nel frattempo vi lascio mangiare. Con niente, però, No, ma dopo. Dopo vai. Naturalmente sì. Io vi lascio mangiare nel frattempo e vediamo se riusciamo a fare un'intervista, quella che avevamo programmato, con Alessia Porrello, che finalmente, una volta sposata e una volta in attesa, in poche parole potrà andare a dirci, auguri intanto. Grazie mille Fabio. Potrà andare a dirci che cosa è stato presentato in questa biennale milanese dedicata alla distribuzione automatica. Allora Fabio, iniziamo dicendo, intanto saluto tutti. E iniziamo dicendo che la Dia Design quest'anno ha voluto ampliare la sua gamma, differenziandola non solo in indoor e outdoor, ma anche all'interno della stessa, portare delle novità per quanto riguarda sia il reparto considerato così metropolitane, grandi stazioni, quindi abbiamo delle strutture atte. Le grandi strutture che noi abbiamo presentato sono strutture volte al pubblico, all'urban branding. Abbiamo iniziato con te a parlare di questo urban branding nel lontano 2012, diciamo anche prima con gli strong e le strutture da esterno, e stiamo continuando, abbiamo avuto ottimi riscontri, le nostre strutture sono posizionate nelle più grandi stazioni come per esempio quella di Milano Centrale, Roma Termini, all'interno delle metropolitane, Marsiglia, Francia, Spagna, quindi diciamo che è un settore in cui abbiamo creduto e che sta dando i suoi frutti. E ancora, da quest'altra parte, siete andati a presentare qualcosa che ricalca sì certamente ciò che c'era lo scorso anno in fiera, ma con qualche novità in più.
Esatto, anche per quanto riguarda le strutture da indoor abbiamo ampliato la gamma, ci siamo affacciati con più forza nel settore dell'Horeca e dell'OCS. Abbiamo quindi presentato delle strutture, come possiamo vedere in questo caso l'Elegant Line o l'Office Line, che consentono la combinazione, perdonami ogni tanto mi viene qualcosa in inglese, la combinazione delle vending machine con le macchinette, le classiche macchinette OCS da caffè, un settore che all'estero sta andando molto e che noi stiamo cercando di portare non solo per i paesi esteri in cui è già avviato, ma anche in Italia, insomma, un nuovo sbocco. Bene, e noi avremo modo di parlarne prossimamente proprio sulla nostra rivista Vending News, il bimestrale della distribuzione automatica italiana più diffuso e più capillare in Italia. Alessia, grazie. Grazie a te Fabio, grazie a tutti. Un saluto. Tanti auguri ancora a te. Buon appetito invece a voi che state continuando con queste prelibatezze. Noi nel frattempo continuiamo con le ultime interviste dedicate alle novità presentate qui a Venditalia 2016. Non andate via.